Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Dalia74, che mi chiede di parlare del film di produzione canadese e giapponese, che abbia anche un buon successo da portarlo così a avere un sequel e anche delle altre cose d'animazione. Insomma, tratto dal romanzo di Philip Dick del 1952, Modello 2, tratto liberamente, scritto da il mitico Dan O'Bannon, il regista del Ritorno dei Morti Viventi, che ha scritto appunto anche film come Alien, per capirsi, insomma, grandissimo Dan O'Bannon, che riscrive praticamente la storia e l'ambienta nell'anno 2078. Su un pianeta remoto, ovvero Sirius 6b, e dove il nuovo blocco economico, il NEB, appunto tira fuori questa sostanza denominata berinium. Però è una sostanza che rilascia anche grande radiazione e inquinamento. Sono passati quindi 10 anni da questa scoperta e una federazione fatta di minatori e scienziati che appunto stanno su questo pianeta, su Sirius, decidono di fare praticamente una guerra alla Terra. Questa unione è chiamata appunto Alleanza. Questa alleanza poi aveva creato questi screamers, questi oggetti fatti di lame metalliche che praticamente riconoscono i nemici, perché quelli dell'alleanza hanno queste braccialette impossibili che vengono tagliati e che fanno a fette tutti gli altri. Però la situazione sembra abbastanza di stallo. Poi a un certo punto al nostro capitano, che comanda Hendrickson, interpretato alla stragrande da un mitico Peter Weller, gli viene detto che praticamente ormai c'è la pace, va tutto bene. Invece arriva un soldato nel NEB che gli dice: ma col cazzo, vi stanno prendendo per il culo. Quindi il nostro capo decide di portarsi dietro della gente ad andare a discutere con quelli del NEB direttamente sul pianeta per avere una tregua. Quando arrivano lì si rendono conto praticamente che gli screamers sono mutati, mutano sempre di più in forme sempre più terribili, e uno di questi era diventato un bambino che era fatto apposta per ammazzare tutti, e i sopravvissuti lì del NEB sono solo 3, ovvero Becker, Ross, una trafficante di mercato nero, Jessica. E quindi poi parte un'altra volta la fuga dei nostri, che si rendono conto che ormai vengono attaccati tutti con o senza braccialetto da questi screamers che sono mutati e che vogliono in un certo senso quasi conquistare il pianeta tramite un'intelligenza artificiale. Di lì tutto quello che succederà per un film bomba. Mi è piaciuta a bestia, quando lo vidi al cinema ero esaltato. Il secondo di Sheldon non è un granché, ma questo, porca miseria, è veramente diretto benissimo da un Christian Dugas in forma smagliante. Ha una serie di cast, come ho detto, perfetti. Peter Weller nel ruolo del protagonista è eccezionale. Jennifer Rubin è una perfetta Jessica. Andrew Lair a fare Ace, il soldato, è anche lui una faccia ottima. Così come Ron White nel ruolo di Chuck. L'ottima Liliana Komorowska, appunto, nel ruolo della soldatessa Landowska. Per un film che funziona alla stragrande, Philip Dick, solite idee geniali, sceneggiatura veramente ben fatta per un film fotografato da Dio. Da un ottimo Rodney Gibson, che dona questa atmosfera veramente fantastica con questi effetti speciali così credibili, così ancora palpabili, dove la computer grafica non rompeva assolutamente il cazzo, per un film appunto che ha un ritmo fantastico. Parte in un certo modo, parte con le solite scritte, al solito modo un sistema quasi alle Alien, con quei movimenti di macchina di Ridley Scott, scusa se è poco, per poi entrare direttamente in questo pianeta con questi colori saturi, in questi deserti, con questa lotta appunto un'altra volta interessante, fratricida, fra esseri umani in realtà, e che però diventa quasi colonica, e quindi una guerra assolutamente inutile in un certo senso, eppure che si allargherà sempre di più, come vedremo nel film. Ma quello che colpisce prima di tutto è la forza appunto che hanno messo nella costruzione di questi screamer, che sono sempre più ganzi, sempre più interessanti e sempre più evoluti. Si pensi al pupazzetto, a David il bambino, veramente una cosa eccezionale, che riprende qualcosa appunto di Terminator, che evidentemente aveva preso qualcosa da Philip Dick. Per un film, ripeto, che è montato molto bene, che ha una prima parte dove c'è l'attesa, sì c'è qualche scena d'azione, ma dove presenta bene bene i personaggi, dove entriamo nelle psicologie degli stessi, e il film risulta veramente ottimo. Poi c'è la parte centrale dove incominciano ai nodi a venire al pettine, dove gli screamer si incominciano a fare i cazzi loro, e dove la guerra, diciamo, interna delle due fazioni, Terra e Alleanza e NEB, non servono assolutamente più un cazzo, perché devono difendersi tutti dal solito attacco, che è appunto quelli degli screamer, se la buttano completamente lì fuori, con un bellissimo finale, secondo me un finale tanta roba, un bel colpo di scena per un film che funziona alla grande nelle scene d'azione, che riesce a essere credibile con l'utilizzo della musica dell'ottimo Norman Corbell, che ha veramente dalla sua un'idea appunto di fantascienza di serie B, di quelle che ormai si sono perse. Violenza, idea appunto di racconto politico veramente enorme, di questa idea della colonizzazione, di questa idea di una lotta fratricida veramente ben fatta. Interessante poi tutto il discorso sull'intelligenza artificiale, ben prima che insomma fosse di moda, per un film che mescola tante cose, ma questa volta le tiene tutte lì sul piatto e non ne casca nemmeno una. È un film che riesce ad andare avanti, riesce a intrattenere alla grande, più parlando di cose molto intelligenti e anche interessanti, che sicuramente non sono da buttare via. Quindi per me è un film assolutamente da riscoprire, uno di quei film degli anni 90 che sono tra i migliori e nessuno se ne è mai accorto. Per me è veramente un cult, lo vedi al cinema 200 volte e me lo riscoppio quando posso, perché è un film che amo proprio. È un film che amo per la sua atmosfera plumbea, è un film che amo per la sua violenza, è un film che amo per tutti i messaggi che vuole lanciare, è un film che amo perché poi alla base parte da Philip Dick. Che cazzo vi devo dire di più? Insomma, un film scritto da Philip Dick alla base come soggetto e poi sceneggiato dal grandissimo Dan O'Bannon. Non solo questo basterebbe per rendere il film imperdibile. Il link del film imperdibile è qua sotto. Donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube.
seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio al Giro per l'Italia. Un campanellino, mi piace, scrivete insomma le cose che non vi costano nulla e fanno felice il sottoscritto. E poi che cazzo vi posso dire di più? Per me questo Screamers è veramente un cult, uno di quei film che riguardo mille volte, come vi ho detto, che secondo me, con i suoi piccoli difetti da film di serie B in qua e là, ogni tanto il ritmo che perde, che sale, che scende in maniera un po' agitata, ma per un film che comunque ha cose da dire e quando le dice veramente molto bene.